Ancora oggi abbiamo avuto questo incontro di ascolto da parte del governo di un tema assolutamente per noi fondamentale, che è quello del nostro sud. Che tipo di politica per attivare finalmente la crescita e la dignità del lavoro in questa parte importante del paese, frutto anche della nostra manifestazione nazionale a Reggio Calabria, che ha visto tanti uomini e tante donne del lavoro venire a Reggio Calabria da tutto il paese. Questo è un dato secondo me molto molto importante. C'è il convincimento sicuramente da parte nostra, mi sembra anche del governo, che se non cresce il sud non cresce complessivamente il paese. Noi abbiamo chiesto però non una serie infinita di interventi a sé stanti, ma un piano complessivo di azione per il sud, che parte dalle infrastrutture materiali e immateriali, ma anche dall'innovazione, dalla ricerca, dalla formazione e di conseguenza dalla creazione di impresa e di lavoro per i nostri giovani. Ci sembra interessante questo ragionamento appena accennato, per la verità, del governo di creare una condizione di credito davvero efficace e agevolato nel sud. In questa parte del paese noi abbiamo un problema di credito verso le imprese ma anche verso le famiglie, quindi fare una scelta che aiuti e sostenga tutto questo lo riteniamo assolutamente importante. Come abbiamo ben sottolineato, la strategicità delle opere infrastrutturali, a partire anche da quelle portuali logistiche, davvero fondamentali, dove non riusciamo a sfruttare una posizione geografica che naturalmente, non per merito, ma per la natura, rende davvero competitivo il nostro paese. E poi ovviamente il tema dei veri diritti di cittadinanza, che molto spesso al sud mancano, il diritto alla salute per evitare questo scempio che c'è dei viaggi della salute ancora oggi per curare malattie complesse, oncologiche, molto spesso le famiglie e i pazienti devono essere costretti a trasferirsi al nord per curarsi, questa è davvero una cosa inaccettabile, la dispersione scolastica e i servizi per le famiglie. Sembra incredibile, ma ancora oggi noi abbiamo intere zone del nostro sud dove non abbiamo gli asili nido per i bambini, dove la scuola a tempo pieno non si riesce a realizzare, creando davvero in questo caso anche delle disparità nei diritti di cittadinanza che sono inaccettabili. E poi il tema dei giovani, che si risolve solo e esclusivamente con percorsi formativi che combattano la dispersione scolastica, ma poi anche lo sbocco al lavoro attraverso la creazione del nostro lavoro, se no saremo continuamente destinati a vedere centinaia di migliaia dei nostri giovani. Tanta attenzione a chi viene nel nostro paese, pochissima attenzione ai giovani costretti ad andare fuori dal nostro paese, che dopo percorsi scolastici che creano anche tanti sacrifici alle famiglie sono costretti ad andare all'estero per poter lavorare. Lì portano la loro cultura, la loro voglia di rinnovare, di fare, di crearsi un futuro. Questo non è più assolutamente sostenibile. Segretario, quindi valutate positivamente questa apertura sulla banca per il Mezzogiorno? Ma io credo sia un ragionamento importante, necessario peraltro per agevolare le imprese e anche l'insediamento di nuove imprese in quest'area del paese. Per la verità non c'è stato fornito un progetto, soltanto l'accenno a un'idea che credo sia condivisibile. Grazie.